Sì, c'è questa bella partenza da parte di Giacomo Pollini che viene attaccato, c'è un po' di confusione perché Uboldi non ha una partenza brillantissima, vedete Lazzaroni che va a tentare il primo attacco ma Pollini resiste bene, mentre perde una posizione Davide Uboldi che poi la riprenderà su Baiguera proprio in questa occasione. Nella corsa in questo momento c'è Roccadelli che fa una partenza IVA mostruosa dall'ultima posizione, vedete, lo vedete con la vettura nera e gialla come fa fuori a poco gli avversari, poi entra in pista una prima safety car, qui c'è ancora Roccadelli che perde una due posizioni, perde, poi entrerà in pista una nuova safety car, qui abbiamo il testa coda con relativa toccata da parte di Joe Castellano, però mi sembra che la Wolf abbia resistito perché poi Castellano è riuscito a riprendere la via della pista e si è classificato terzo nella categoria master, e questi sono i giri conclusivi da parte di Giacomo Pollini. Qui Baiguera, Andrea rientra ai box, c'è una safety car in ripartenza, sbagliano sia Lazzaroni sia Davide Uboldi, poi Lazzaroni si dovrà fermare. Tutto questo fa la gioia di Roccadelli che si ritrova in seconda posizione, quindi direi una gara bella vivace tra i protagonisti.